di corsa, anzi in volata, verso un altro mezzo secolo di vita. Il prossimo 7 maggio il circuito del Porto compirà 51 anni, un'edizione che consente così di scollinare il traguardo della cifra tonda e che, non a caso, si rivolge al futuro. Partito nel 1967 senza molte squadre, soprattutto con una percentuale completa di team italiani, il circuito del Porto è rimasta ora l'unica corsa internazionale in tutta la provincia di Cremona. Una competizione che conquisterà il 7 maggio prossimo, all'ora di pranzo, ora di partenza, il proprio record. Se infatti i ciclisti sono sempre 200 come da regolamento, i team a invito saranno in tutto 34. Presentata mercoledì pomeriggio nella sala consiliare del comune di Cremona, alla presenza del sindaco Gianluca Galimberti, del presidente del club ciclistico cremonese 1891 Arvedi, Rossano Grazioli, e dei dirigenti della stessa società, tra cui il presidente del comitato provinciale cremonese Antonio Pegoiani, oltre che da esponenti di polizia locale e Polstrada, che presidieranno gli oltre 120 incroci stradali, la 51esima edizione vedrà il via due team professional e 32 continental, con la presenza anche della nazionale australiana e inglese e di squadre provenienti da Ungheria, Slovenia, Francia e Germania. Per la prima volta pure una squadra colombiana, ma sarà presente anche la Kubeka, team sudafricano che fa da vivaio a quello professionistico che prende il via nelle grandi classiche. Il circuito di 15 km da ripetere 12 volte per un totale di 180 km partirà da Piazza Cadorna e arriverà come da tradizione in Viale Po, dove la volatona appassionerà i tanti cremonesi presenti. Riservata alla categoria Elite Under 23, la corsa cremonese prevede una partecipazione, come detto, ad invito. Per avere più squadre sono stati abbassati gli atleti per ciascun team da 8 a 6. La velocità media l'anno scorso si è attestata sui 49 km all'ora e questa corsa ha lanciato negli anni almeno una trentina di futuri professionisti, tutti vincitori proprio a Cremona, per un evento che evidentemente porta bene. Non resta che far partire il countdown con una domanda, la più importante: chi succederà a Marco Maronese, vincitore dell'edizione 2016 e non a caso già entrato nel mondo pro?